Newsline. Filo diretto con l'informazione. Segui Teleradio Appula per tutte le notizie nel dettaglio. www.teleradioappula.com. Iscriviti dal sito al canale Telegram. Quattro arresti e oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando sequestrate rappresentano il bilancio dell'operazione Sigar Est, condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Ancona e dall'Ufficio delle Dogane, che hanno sgominato un traffico internazionale di tabacchi di contrabbando. Le indagini sono partite dal controllo di uno scanner in dotazione alle dogane nel porto di Ancona su un container che trasportava pellet destinato a una società di Ascoli Piceno. Si trattava però solo di un carico di copertura che celava 400 kg di stecche di sigarette di marca Marlboro, Winston e Glamour, custodite in bustoni di plastica. Il carico arrivava dall'Ucraina, Odessa, e faceva parte di un vasto giro di contrabbando. Complessivamente, durante le indagini, sono state sequestrate una tonnellata e 320 kg di bionde, sigarette verosimilmente dirette al mercato clandestino con basi in Puglia, nelle Marche e in Emilia-Romagna, che avrebbe fruttato circa 300.000 euro di introiti illeciti e causando una ingente evasione fiscale, quantificabile in quasi 250.000 euro tra accise e IVA. Secondo gli investigatori, in Ucraina c'erano persone che acquistavano le sigarette e organizzavano l'esportazione verso il porto di Ancona. In Italia c'era invece chi gestiva il carico sbarcato nello scalo marchigiano e diretto a un centro di smistamento nel Teramano. I quattro arrestati sono due ucraini di 35 e 45 anni e due italiani di 58 e 65 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Due di loro sono stati condannati con rito abbreviato a 3 anni e 8 mesi, il terzo a 4 anni, il quarto proseguirà l'iter processuale con rito ordinario. Oltre alle sigarette è stato sequestrato anche il carico di copertura, 18 tonnellate di pellet in sacchi, sequestrati anche 2 furgoni, un'autovettura e 8 cellulari. L'ex GIP del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e un caporalmaggiore dell'esercito italiano, Antonio Serafino, di 43 anni, sono stati arrestati per la detenzione dell'arsenale da guerra trovato nelle scorse settimane in un nascondiglio ricavato in una villa di Andria, in provincia di Bari. A De Benedictis il provvedimento è stato notificato in carcere, dove l'ex giudice è detenuto dal 24 aprile scorso per corruzione in atti giudiziari. Comune di Matera, Dipartimento Culture Europee del Mediterraneo Scuola di Specializzazione in beni archeologici dell'Università di Basilicata e Soprintendenza Archeologica della Basilicata hanno firmato un protocollo di collaborazione finalizzato alla realizzazione della Carta del Potenziale Archeologico di Matera. La carta ha lo scopo di giungere alla conoscenza di tutte le testimonianze storico-archeologiche della loro stratificazione presenti in un territorio segnato dalla presenza continua dell'uomo, dei suoi insediamenti e annoverato tra i beni patrimonio dell'UNESCO con i rioni, sassi e l'habitat rupestre. Le finalità dell'iniziativa sono state illustrate dal sindaco di Matera Bennardi, dagli assessori Graziella Corti e Rossella Nicoletti, dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata Francesco Canestrini e dalla direttrice scuola di specializzazione beni archeologici di Matera Francesca Sogliani. La carta sarà elaborata con la raccolta dei dati storico-archeologici di archivio, ricognizioni di superficie, sopralluoghi e dati forniti da altri comparti scientifici come geologia, geomorfologia. I dati saranno resi disponibili per il territorio su una piattaforma per facilitare la gestione e l'analisi integrata. Le parti metteranno a disposizione professionalità e risorse attivando un coordinamento per la pianificazione del lavoro. Si tratta di un progetto inclusivo, hanno detto i firmatari, aperto all'inclusione di altre realtà come l'archeologia preventiva in relazione anche ai cantieri di diverso tipo che saranno avviati sul territorio. La Polizia Stradale di Taranto ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di altrettante persone residenti nella provincia di Taranto. Sono ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali attraverso un'articolata rete criminosa strutturata per ottenere l'indennizzo dalle compagnie di assicurazioni attraverso la falsificazione e alterazione di documenti. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nella conferenza stampa nella caserma Doria, sede della stazione di polizia stradale di Taranto, intervenuto il dirigente del compartimento della polizia stradale Puglia. 91 dei 1214 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime
ultime 24 ore sono risultati positivi. Il dato fornito dalla task force regionale, in regione sono morte altre 2 persone a causa del Covid, portando il totale a 540, mentre sono 19.016 coloro che hanno superato la malattia. I lucani attualmente positivi sono 5.162, dei quali 5.031 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 131, 10 sono nei reparti di terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata sono stati analizzati 339.555 tamponi, 311.643 dei quali sono risultati negativi. Continua il lavoro dei carabinieri della compagnia di Modugno, che ancora una volta sono stati chiamati a far rispettare l'attuale normativa anti-Covid. Questa volta a intervenire in Grumo Appula ancora una volta sono stati i carabinieri della stazione di Toritto, ma a essere sanzionati non sono gli appartenenti a un circolo privato, bensì dei cittadini del luogo che avevano ben pensato di riunirsi in un'abitazione dove, in barba a tutte le prescrizioni sanitarie, mettendo in pericolo la loro salute e quella di coloro con cui convivono, avevano pensato bene di organizzare una bella partita carte con tanto di birra per ingannare il tempo, ovviamente senza indossare mascherina o rispettare le dovute distanze. La loro iniziativa non è però passata inosservata ai militari che, transitando sotto quell'abitazione, avevano udito troppe voci dal tono alto accavallarsi. Insospettiti e avendo intuito che probabilmente ci si trovava davanti a una festa con diversi partecipanti, hanno approfondito l'accertamento. Una volta entrati nell'abitazione si sono trovati davanti ben 7 persone intente a giocare e bere birra. I soggetti, dopo essere stati identificati, sono stati tutti sanzionati per la violazione delle normative in vigore per limitare il diffondersi della pandemia da Covid-19 e sono stati invitati a fare rientro presso le loro abitazioni. I top players dell'industria audiovisiva nazionale e internazionale si ritroveranno a Matera dal 7 al 10 luglio prossimo per elaborare le strategie del futuro. Lo faranno nella prima edizione dell'Audiovisual Producers Summit, promosso dalla Lucania Film Commission per l'Associazione Produttori audiovisivi, con il coinvolgimento della Producers Guild of America. In una nota gli organizzatori hanno spiegato che al convegno parteciperanno numerose personalità dell'industria audiovisiva per discutere dell'evoluzione del settore e elaborare nuove strategie che rispondano al progresso tecnologico e alle attuali modalità di fruizione dei contenuti. Obiettivo finale dell'attività prevista a Matera è quello di instaurare e rafforzare le relazioni fra i professionisti del settore audiovisivo e promuovere nuovi accordi di collaborazione. Mentre sono state consegnate in serata nella farmacia dell'Istituto Tumori di Bari 50.000 dosi di vaccino AstraZeneca trasferite dalla Sicilia e domani verranno distribuite in tutte le province pugliesi per le somministrazioni, oggi in Puglia su 9.160 test effettuati sono stati registrati 554 casi positivi con un'incidenza del 6%, ieri era del 5,6%. Sono stati anche registrati 31 decessi ieri, 36. I ricoverati sono 1.383, 93 in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test. Sono 40.295 i pugliesi attualmente positivi, 1.254 in meno di ieri, sul totale di 244.787 contagi dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi sono 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota, sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.219. È intitolato all'archeologo Mario Torelli il Museo Archeologico Nazionale di Venosa in provincia di Potenza, che riaprirà al pubblico lunedì prossimo 17 maggio con una cerimonia alla quale parteciperanno il sottosegretario alla cultura Borgonzoni e il direttore generale dei musei Massimo Osanna. Il museo, ospitato dalla nascita nel 1991 nel lungo camminamento seminterrato del castello di Pirro del Balzo nella città in cui nacque il poeta latino Orazio Flacco, ha subito un rinnovato allestimento
allestimento delle sale espositive. Il nuovo percorso è organizzato in 6 sezioni cronologiche e topografiche che raccontano la storia di Venosa e del territorio circostante, dalla fondazione della colonia latina nel 291 a.C. alla costruzione del castello e al periodo rinascimentale nel 1470. Fra i reperti in esposizione vi sono il corredo funebre di un guerriero sannita, il testo legislativo della Tabula Bantina e l'auguraculum, un recinto augurale considerato l'unica testimonianza materiale di questo tipo di monumento di tutta la romanità. Iscrizioni e epigrafi ebraiche, i leoni di reimpiego e i cannoni del castello. I militari della stazione carabinieri di Bari Picone, nel corso di articolati servizi volti a contrastare il fenomeno dei furti di autovettura perpetrati nel quartiere di Bari Poggiofranco e nelle zone limitrofe, hanno tratto in arresto 2 soggetti provenienti da Cerignola e attivi in tutto il comune di Bari e nel nord barese. I militari, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad acciuffare 2 giovani cerignolani che, dopo aver individuato l'autovettura di loro interesse tra quelle parcheggiate su una via centrale del quartiere, riuscivano in una manciata di secondi ad aprirla e a metterla in moto dopo aver disinserito blocca sterzo e antifurto. Solo il repentino intervento dei militari ha impedito che venisse consumato l'ennesimo furto di auto, piaga che flagella l'intera zona. Uno dei 2 giovani è stato bloccato nell'immediatezza, mentre il complice, che inizialmente ha tentato di fuggire a piedi nelle vie limitrofe, è stato preso dopo un breve inseguimento. Addosso ai 2 i carabinieri hanno rinvenuto tra l'altro anche 2 paia di occhiali da sole a portati poco prima dall'interno del veicolo che stavano tentando di rubare. Sono in corso accertamenti in ordine alla responsabilità dei predetti in ordine ad altri furti di auto perpetrati nella zona nell'ultimo periodo. E partita da Grottole, Grassano, Tricarico, Miglionico e Pomarico, la visita ai comuni della Basilicata del commissario straordinario dell'ASM per presentarsi ai sindaci e per conoscere e ascoltare le esigenze e le criticità delle amministrazioni comunali e della popolazione. Solo la conoscenza del territorio, dalle persone alla collocazione geografica, può far comprendere fino in fondo le necessità che vengono manifestate. La sanità, afferma il commissario, deve ritornare al suo ruolo primario, sanitario e sociale, mettendo al centro della sua azione i bisogni del cittadino. I sindaci hanno accolto con molto entusiasmo questa iniziativa, sia dal punto di vista umano, sia come gratificazione per il loro operato. Pertanto è importante che tutti gli amministratori e insieme ai sanitari sono riusciti ad organizzare in modo efficace sia la somministrazione dei vaccini che i tamponi in modalità drive-in, mettendo a disposizione le strutture in alcuni casi mancanti o poco attrezzate. Un plauso inoltre va fatto ai medici della SM e ai direttori dei distretti che affiancano e supportano le comunità. Nei prossimi giorni la dottoressa Pulvirenti farà visita agli altri comuni della provincia di Matera per continuare a lanciare un segnale forte, e dice: la SM c'è, non siete soli. Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi ha firmato una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus, con la quale è stata disposta la zona rossa per il comune di Acerenza fino al 16 maggio. Salgono così a 6 i comuni della Basilicata, che è in zona gialla come regione dallo scorso 10 maggio, in zona rossa fino al 16 maggio. Gli altri comuni sono Balvano, Rio Nero in Vulture, Ripa Candida, Garaguso e Rotondella. Segui Teleradio Appula per tutte le notizie nel dettaglio. www.teleradioappula.com. Iscriviti dal sito al canale Telegram. News Live. Filo diretto con l'informazione. Modo comunicazione e marketing. Solo progetti mirati per potenziare il vostro business. Uso integrato dei media, giornali, radio, internet. Modo comunicazione e marketing. Obiettivi concreti e vantaggio solo per la vostra azienda. Chiama un nostro consulente al 328 83 56 598. Modo comunicazione e marketing. Solo strategie di valore.